ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada, e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno, buonasera, amadeusiane e amadeusiane all'ascolto, benvenuti, qualunque latitudine o longitudine voi siate. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, Il Salotto della Morgue e Quelli che Roi, anche e soprattutto su YouTube. Ma oggi abbiamo una persona che ha conosciuto mezzo mondo e l'altra metà lo conoscerà fra poco. E che ha un rapporto eccezionale, che ha fatto l'attrice, che ha un rapporto eccezionale con la pittura, e, insomma, Titi, benvenuto. Ciao. Eccoci qua. Ciao. Senti, Titi, se la tua vita fosse un film, che tipo di film sarebbe? Ma potrei dire quello che potrebbe piacermi. Sì. Ecco, ok. Un film comico. Comico che poi, insomma, ci sarebbero tanti discorsi da fare, no? Cioè, io ero amica di Paolo Villaggio e so che lui, proprio dai drammi, ha tratto la comicità. E sto parlando di una persona che tutti conoscono. Per cui non per perseguire però, vedi, posso andare avanti? Sì! Ok, allora, io ho iniziato quasi per scherzo questa carriera, perché avevo come, diciamo, percorso didattico, avevo fatto liceartistico, il Barabino, e pensavo di fare solo la pittrice. E poi ho iniziato ad aiutare con la scenografia della Sala Carignano, all'epoca era un teatro dialettale, dove c'era Tullio Maier, insomma, tanti artisti che ora purtroppo non ci sono più. E così per caso mi chiamò per aiutarlo, e si vede che, guarda, io penso una cosa, che nella vita sia quasi tutto scritto, perché non mai avrei pensato di fare l'attrice, no, non ci pensavo, cioè, ambiziosa sì, cioè, egocentrica sì, perché sennò non faremmo questo lavoro, però pensavo di portare avanti la pittura, che poi era anche l'amore di mio padre, perché anche lui dipingeva. E invece in quell'epoca, era il 1972, Carlo da Porto mise in scena, cercò delle attrici giovani, io allora avevo una ventina d'anni, cercò delle attrici giovani perché potessero andare con loro in tournée. La tournée, una volta le tournée duravano 8-9 mesi, non come adesso, c'erano degli impresari, insomma era tutta un'altra storia. E ricordo che venne in questo teatro, in questa Sala Carignano, dove io lavoravo come scenografo e poi facevo anche qualche particina così, però non sapevo parlare il genovese, quindi quando facevo qualcosa mi davano delle particine da attrice giovane, dicevano, no? Poi c'era il capocomico. E venne l'impresario di Da Porto, e disse, ma ci sono 2 o 3 persone che vorremmo convocare e poi eventualmente scritturare. A me non sembrava vero, sai, perché ho detto, boh, ma no, è tutto un sogno. E allora ci chiamarono, andammo in un albergo che era a Principe, che ora non c'è più, proprio sulla piazza, era un grande albergo, non ricordo come si chiamasse, però ricordo che ero andata. Era quello dove avevano dormito i Beatles. Tu dici? Quello proprio. Dico di sì. Probabile, sì. Era il 72 così. C'è, insomma, ancora. Dita tutta la mia storia, ora non mi voglio dilungare, sennò. No, ma è interessante. E vabbè, insomma, con lui e con loro ho fatto. Ricordo che il nostro regista era Gianni, come si chiamava? Oddio, ho un lapsus. Comunque. No, Vittorio Petrucci, non Gianni, Gianni era un altro. Vittorio Petrucci prese, diciamo, in mano questa grande avventura, questa barca che partì da Genova con tutti gli attori genovesi, e c'era Carlo da Porto che sanremese, insomma il genovese non è che lo parlasse molto bene, però se l'è cavata. Abbiamo fatto 3 anni di tournée e ovviamente, come tutti sanno, quindi, diciamo, la gente che fa il nostro mestiere, da cosa nasce cosa. Tant'è che quando io andai in tournée, poi ebbi modo di conoscere tante altre persone, e quindi mi vide anche l'impresario di
Enrico, Erminio Macario, e mi scritturò per un'altra tournée. Insomma, era un susseguirsi di scritture, a me non sembra caro. Mi sentivo a 2 metri da terra, perché una roba così non l'avevo mai immaginata. Questo dico per dire che sono delle occasioni nella vita, no? Come dice Enzo, il nostro caro amico genovese, sì. Facci, lui dice, guarda, quando prendi il semaforo verde, poi tutti gli altri lo sono, no? E non ha mica torto, con questa metafora. Non ce l'ha. Non ha torto. Quindi all'epoca, diciamo che è andata avanti così, poi insomma tante altre persone, ma ora non le sto a elencare tutte, se no poi vi annoio. Beh, però a me interessa se tu ci racconti, se tu ci racconti che cos'è per te il lato comico e che cos'è per te il lato drammatico. Allora, il lato drammatico ovviamente è la realtà, perché quando ti capitano delle cose tu cerchi sempre di sdrammatizzare, almeno poi è un fatto caratteriale. Io personalmente sono positiva, non sono per niente negativa, quindi tutte le volte che mi è accaduto, e come a tante persone, cose insomma un po' pesanti in tutti i sensi, sia familiari o che di altro, ho sempre cercato di vedere il lato positivo. Sembra un assurdo, molte volte quando lo dico alle persone depresse, negative, dicono fai presto, ma si deve... No, non è vero che si deve essere così, ci si lavora, non è semplice, però ci si può lavorare e magari riesce a trovare anche il lato comico. In questo caso intendo dire che se devo rappresentare la mia vita non è stata una vita infelice, anzi sono stata molto fortunata, perché così giovane senza neanche... Ah, poi dopo sì, mi sono dimenticata una cosa importante, perché se no altrimenti uno dice allora tutti facciamo gli attori. Io avevo fatto poi la scuola del Duse con la Messeri e ricordo che ogni tanto veniva Giorgio Albertazzi e c'era delle... fantastico, cioè per me è stato un grande maestro, sì. E quindi poi ho dovuto un po' lavorare su questo, no? Perché non è che puoi improvvisarti attore, soprattutto di teatro. Il cinema magari è diverso, anche se è impegnativo, perché qualcosina ho fatto anche lì, però il teatro non puoi scherzare, non puoi fingere, cioè non puoi ingannare nessuno, perché stai 2 ore sul palco e se hai dei vuoti di memoria è un macello. Quelli sono i lati, diciamo, comici di un lato negativo. Sì. Ecco. Sì, sì. Insomma, poi chiaramente poi quando sai vai in giro hai occasione di conoscere altre persone. Io ricordo, eravamo andati al Teatro Tenda con Macario a Viareggio e lì ho avuto la fortuna all'epoca di conoscere che poi Gigi Proietti, che è stato un sogno per me conoscere questa persona. Io lo vedevo così grande, io così piccolina, dicevo oddio. Sì, era molto alto, sì, sì. Sì, poi sai, è bello perché, ecco, vedi le connessioni della vita. Poi qualche anno fa a Roma, ho vissuto a Roma un bel po' di tempo perché, diciamolo sinceramente, Genova non è che per noi che facciamo questo mestiere c'è grandi cose, diciamo che è un po' terra bruciata, se non è che sei un nome incredibile, oppure lo diventi, no? Perché insomma, però insomma, sono andata a Roma e avevo più possibilità, quindi ho lavorato con delle compagnie e ebbi anche l'occasione, questo 3-4 anni fa, e c'era ancora Gigi, non se n'era ancora andato, e ho avuto occasione di conoscere la Carlotta, con la quale ci sentiamo molto spesso, e quindi abbiamo fatto un lavoro insieme diciamo come compagnia teatrale. Lei all'epoca non faceva teatro, lei lo sa, non so se tu la conosci, lei è una bravissima cantautrice. È molto brava. E lei pensava solo di fare quello nella vita, anzi lei diceva all'epoca, e poi adesso non la pensa più così, anzi poi a parte che era innamoratissima del suo papà, però diceva ho un nome impegnativo, il mio cognome è impegnativo, perché dice devo trovare la mia identità. All'epoca aveva fatto questo lavoro con Enzo Masci, che era stato il nostro regista, bravissimo. Non so se tu hai visto il film Fiori d'acciaio con quelle... Sì. No? Ecco, quindi tutte donne, no? Questa commedia dove abbiamo appunto portato in scena questa PS insieme a Carlotta, ed è stata una bella esperienza. E quello che ricordo di Gigi è stato che allora, noi abbiamo lavorato qui a Genova, li ho portati anche a Genova, però a Genova purtroppo siamo andati al Teatro Gilberto Govi e al Teatro di Cicagna, questi due che insomma teatri che ci hanno ospitati.
però c'era poca gente. E quindi quando siamo usciti dal teatro, lei disse al papà, che a Gigi, insomma, molto triste, dice: ma c'erano poche persone. E ricordo, beh, siccome aveva messo lui la voce, lui le disse: guarda, vabbè, insomma, sono cose che le sappiamo, però mi ha fatto piacere sentire. Dice: guarda, te non ti devi preoccupare. Lo sai che io quando ho iniziato, a volte c'erano solo 10 persone, però ho lavorato lo stesso, perché comunque bisogna rispettare, anche se c'è uno spettatore che ha pagato il biglietto. Insomma, vabbè, ma queste credo che sono cose che i grandi artisti lo sanno. Sì. Anche se tu, Senti, hai detto che poi hai fatto la scuola del Duse. sì, ma dopo D'Aporto, tra Sì, D'Aporto e dopo D'Amato. tra rapporto e Maccario. Come studi un personaggio? Ma il personaggio, intanto, Se lo studi, perché c'è anche chi mi risponde, non si studia. come no, e come no. Guarda, io ricordo, faccio sempre degli esempi perché per me sono stati importanti, cioè voglio dire, questi esempi per me sono proprio lavorare sul campo. Io ricordo un'intervista che avevano fatto quel lavoro che, oddio, aspetta, come si chiama, quell'attore americano favoloso. Vabbè, insomma, lui aveva detto che per te interpretare questo personaggio ha dovuto stare 7 mesi in un istituto. Era quel film su quel ragazzo autistico con Tom Cruise, ti Tom ricordi? Cruise, sì. Ok, lui ha detto: sono stato 7-8 mesi. Allora, la domanda che tu mi hai fatto, e questa è la risposta: come no? Ci devi lavorare sul personaggio, perché se tu non ci lavori non crei niente. Io ricordo, per esempio, quando eravamo a scuola, che ci dissero che era molto importante la tecnica del Stanislavski. La tecnica del Stanislavski è quella dove rimangono le tue emozioni, però diventi quel personaggio senza staccare. Rain Rayman, vedi? Cioè, c'è un'amnesia. Ecco, Rayman, lui, a parte che è stato grandioso, veramente. Poi mi dispiace, perché c'è stato un po' di anni che era andato a finire nel dimenticatoio, poi si è ripreso. Però quello che serve ad un attore, secondo me, è proprio quello, cioè quello di studiare il personaggio. Perché se no, che cosa serve? Leggi il copione, cosa fai? La recita? Non si recita, si interpreta, è diverso. La recita la fanno i bambini a scuola e poi magari quando decidono di fare questo mestiere, allora interpretano. Smettono di recitare come. Smettono di recitare, tu non devi recitare, tu No, devi no, interpretare quel lo personaggio e so. ci devi lavorare, ma non solo nel, ci devi lavorare in tutto, nel comportamento, nella postura, nella voce, negli atteggiamenti. Se poi fai un film, addirittura nelle espressioni dove ti si vede in primo Sì, piano. Ecco, insomma, a teatro è un po' diverso, però insomma è diverso il discorso del primo piano, che purtroppo non lo puoi fare, cioè nel senso devi cercare di lavorare con la voce e con altre cose. A me piace molto il cinema, perché per me credo che sia quel quid in più per dare la possibilità a un attore di, se vale, di rendere l'idea, no? Perché non so se tu hai visto grandi film con grandi attori, italiani o americani, non ha importanza, dove basta lo sguardo, anche voltare lo sguardo senza parlare, e hanno già detto la battuta. Però solo se hai una telecamera con un bel primo piano, Sì, in teatro sì, questo sì. è più facile. In teatro col corpo lavori. Sì, esatto. E il corpo, la postura, appunto, il comportamento teatrale è importante proprio per dare, diciamo, trasmettere allo spettatore, no? Perché lo spettatore poi è quello che ti aiuta a portare avanti, lo so. Per esempio, io ricordo che durante le prove, ma questo succede a molti, sei convinta perché ti prepari e tutto, ma la carica che ti dà la gente in sala Non te è la dà nessuno. inimitabile, è inimitabile. E ti accorgi anche degli umori, no? Cioè, quindi sei anche molto condizionata. Sai che quando abbiamo debuttato con D'Aporto, il repertorio goviano all'epoca nessuno pensava di portarlo in scena. Abbiamo debuttato al teatro Duse, che era allora ancora a Piazza Campetto. No, no, aspetta, dov'è? Era dove c'è? Piazza Marsala? Ti ricordi? Piazza Marsala. Adesso sì, adesso è a Brignole, però era lì. Allora, io ricordo Capoliteama. Ecco, abbiamo debuttato al Politeama e al mattino alle 5 del mattino c'erano già
centinaia di persone al botteghino per comprare questo biglietto. Erano tutti incuriositi di vedere una nuova versione di, che ne so, Articolo Quinto, perché avevano portato per il repertorio Goviano, no? Come Carlo da Porto. Quindi Articolo Quinto, poi avevamo fatto altre due commedie e ricordo che c'era la moglie di Govi, ed era in prima fila e il teatro era stracolmo, 2000 persone. Io era la, credo, sì, no, era veramente la prima volta, no? Ma ti rendi conto? La prima volta mi trovo 2000 persone davanti, non volevo entrare, mi ci hanno proprio sbattuta fuori dal palco, avevo il terrore, sai, quell'adrenalina che ti arriva, però. Però bella, mamma mia. Sì. Io guarda, non so che cosa siano le droghe, ma so che la droga del palcoscenico è fantastica. Ah no, è... è una cosa... Che è poi, pesantissima, è pesantissima. Ed è, e poi non riesce a farne meno. Nel senso, è proprio per quello che io la chiamo droga, cioè una dipendenza al teatro. Una dipendenza, certo. Dipendenza, senti, sì. Tu hai citato da Porto e Macario. Raccontaci un po' di loro due. Come persone? Sì. Devo essere proprio sincera, sincera? Sì. Allora, intanto a 20 anni hai una visione della vita completamente diversa e quindi magari adesso a ritroso del tempo sono più magnanime nei confronti di Carlo da Porto. Però all'epoca lui, come anche Erminio, però era proprio una questione di vita diversa. Allora, Carlo da Porto era abituato al va spettacolo con le ballerine e tutte queste cose, quindi immagino. Prendeva molta confidenza con gli attori, soprattutto le attrici giovani. Le piacevano molto le donne, solo che io ero una ragazzina di 20 anni, uscita dalla... Non ero molto preparata anche a certe evenienze. Ricordo che il nostro direttore di scena diceva: andate a salutare in camerino il commendatore, perché lo chiamavano commendatore. Sì. Allora, a fila andavamo. Io sto raccontando una cosa che è vera. Cioè, bene. Però è vera, perché mi piace dire la verità. Allora, e ricordo che bussavo alla porta e dico: buonasera, commendatore, vieni cara. Lui diceva sempre: vieni cara, come sei simpatica. Ma lo diceva a tutti, erano un suo intercalare. Vieni cara. Poi mi salutava e poi quando uscivo mi dava la patta sul sedere. Ci avrei scommesso. E io ricordo che sono uscita, ma oltretutto, sai che c'è? A quell'età ti fai i sensi di colpa. Perché avviene un meccanismo strano, dici, ma forse magari ho dato un modo io, no, di comportarsi così. Non pensavo invece che poteva essere anche un modo suo di essere, poi insomma con quello che aveva vissuto, no? E quindi andai dal direttore di scena, che era Angelo Villa, me lo ricordo. Io non l'ho più trovato neanche su Facebook, mi piacerebbe tanto rivederlo, una persona meravigliosa. E dissi: Angelo, senti, io non ci vado più a salutare il commendatore, o perlomeno rimango sulla porta. E lui mi dice: perché? Dico: perché? E io l'ho spiegato. E mi dice: ma no, ma dai, lo fa così. No, dico: guarda, non ti dispiace, non mi va. E così da quel momento non sono più entrata nel camerino. Quindi poi quando sono andata, per parlare anche di Macario, quando sono andata in compagnia a Torino, che eravamo al Teatro Alfieri, e allora ho detto: se tanto mi dà tanto, se questi sono capocomici di ho detto chissà, e invece guarda, completamente diverso. Io ho intervistato Mauro, uno dei suoi figli. Oh sì, Mauro, sì, Mauro. Spesso, e lui lo sa quanto stimo il suo papà e quanto le ho voluto bene, perché lui forse era una delle più giovani attrici della compagnia, sotto le sue ali insieme alla moglie, una donna adorabile. E ricordo che dopo gli spettacoli volevano che io andassi a cena con loro, sai che si pranza sempre dopo la mezzanotte. Sì. E poi educatissimo, una persona... anzi era piuttosto, anche se vogliamo, non dava tanta confidenza, piuttosto sulle sue. Però io mi sono trovata benissimo, cioè proprio è stato un papà, un nonno, non lo so, insomma era già grande all'epoca lui. Sì. Comunque, e poi con Mauro abbiamo preso un aneddoto, ti racconto. Eravamo a Bergamo e allora Mauro è un po' come me, amiamo molto gli animali. E ricordo che stavamo per rientrare in teatro e c'era una cagnolina, una specie di labrador, un po' meticcia, però un labrador piccolo, avrà avuto 3-4 mesi. Così, da sola. E allora
ci guardiamo, diciamo, cosa facciamo? Ce la portiamo in teatro, l'abbiamo portata in teatro, quindi così, ma di chi è questo cane? Non lo so, l'abbiamo trovato, insomma, per farla breve, quando è finita la compagnia me la sono portata a casa, l'ho adottata, e l'abbiamo chiamata con Mauro, se lui si ricorda, l'avevamo chiamata Zeta, perché Zeta. Era l'ultima arrivata, no? Abbiamo detto, come la chiamiamo? Beh, come l'ultima, facciamo... come l'ultima lettera. Sì, no, esatto, perché poi comunque la compagnia stava, eravamo già a febbraio, quindi c'era ancora un mesetto, poi tutti ritornavamo a casa e così, insomma, me la sono presa e ha vissuto con me. E poi ogni tanto Mauro, insomma, le mandavo le foto, la vedevo. Solo che Mauro ora non c'è più. Sta a Rimini. Lo so. Senti, a proposito di Mauro, Mauro ama tanto la poesia. Tu sì. Come attrice ami la poesia? Tantissimo, come no? Anzi, cos'è io per te la poesia? La poesia è un qualcosa nell'anima, non è spiegabile a parole. La poesia è quella cosa che tu, ecco, con la poesia, perché la prosa è diversa, no? Più è prolissa la poesia, la prosa. La poesia sintetizza un sentimento, un'emozione. Non mi piacciono tutte, sono pochi gli autori che mi piacciono. C'è un certo, insomma, non so se lui fa piacere che io lo cito, però insomma c'è un grandissimo poeta qua a Genova che è talmente schivo che non vuole apparire, però io ho letto le sue poesie, quelle sono, non è la Vispa Teresa, la presa, cioè è veramente delle poesie incredibili. Proprio, ecco, nelle sue poesie senti proprio il... cioè, se devi fare una metafora di un'emozione, di un sentimento, lì le trovi, ecco. E anche le poesie di Mauro mi piacciono molto. Sì, me ne ha mandato due o tre volumi delle sue poesie. Sì. Veramente grandiose, sì. Insomma, la poesia è questo, la poesia è emozione. È un sentimento diretto, senza bisogno di doversi allungare. A volte bastano anche due parole, no? Per poter esprimere queste emozioni. Senti, ho ancora una domanda per te, che è così: facciamo finta di essere su un treno, ok? Che cosa ti ispira il viaggio in treno? E magari se ne hai fatti. Guarda, a me non solo il treno, vabbè, tu hai citato il treno, ma qualsiasi mezzo che mi porta fuori è libertà, perché ogni volta si ha proprio bisogno di rigenerare un po' anche l'anima, no? E la rigeneri se non sei condizionato da dove vivi, no? Perché dove vivi, almeno io la vedo così, ma io sono anche tanto un animo libero, quindi non so se questo va bene per altre persone. Io sono un animo libero, quindi tutte le volte che posso fare un viaggio, soprattutto negli Stati Uniti, dove appunto vivono i miei figli, io strapperei il biglietto di ritorno. Là, perché mi piace molto. Io conosco degli Stati Uniti, conosco molto bene New York, perché insomma loro sono andati nel 2004 addirittura, e Los Angeles l'ho vista una volta sola, poi Boston, insomma, comunque a me piace molto l'America, cioè per quello che ho potuto vedere. E insomma, tornando al discorso, che cosa mi ispira un treno? Il treno già è un mezzo di libertà, secondo me, per allontanarti e per non pensare, cioè per staccare veramente quello che è la quotidiano. Non lo so. In treno non devi nemmeno guidare. È vero. Neanche in aereo. A me piace. Santa gente, io non capisco perché hanno paura. No. Io sono così fatalista. Guarda, io... Tanto se devi morire, muori anche scendendo tre scalini. Non è che... Chi la testa e te ne va. Adesso poi lo so che sto parlando troppo, però a proposito dell'aereo, la prima volta che ho preso un aereo avevo 17-18 anni, non ridere per favore, perché solo la voglia di andare in aereo me l'aveva proposta una mia zia, una sorella di mio padre, che mi disse, senti, mi accompagni? Ma dico, dove no? Dove zia? Perché lei era molto religiosa. A Lourdes. E io gli dico, a Lourdes? Sì, perché lei era molto... E dico, nonna, no zia, a Lourdes, cioè... Ad un patto, perché volevo già provare questa emozione, no? Se andiamo in aereo, sì. Così è stato il mio primo volo.
No, invece è interessante, non è che è da ridere, dai, è interessante. No, mio primo volo perché sono stata proprio una carogna, dai, poverina, Ho invece di capito, però dire non è da ridere. sì, mi fa piacere, zia, accompagnarti, cioè per me era molto opportunista, insomma, però ecco, quello è stato il mio primo volo, da allora ho detto, ah, questo è il mio mezzo di trasporto, mi piace tanto, tanto guarda, se deve succedere, succede in macchina, succede ovunque, Succede a piedi. anche, esatto. Sì. Bene, Titti, sei stata splendida. Ma troppo, Come troppo. ringraziarti? Come Amore, ma io ringraziarti? ringrazio te perché mi hai dato l'opportunità anche di raccontarmi un po'. E non mi dispiace questo, ma non volevo allungare troppo il No, tempo. no, 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 il tempo c'è. Va bene, grazie infinite e A che te dire? e buon lavoro. Alla Ciao. prossima occasione. Sigla. Certo. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.